Ciao a tutti, questa volta torno con una nuova ricetta. Farò la torta al cioccolato. Per preparare questa deliziosa torta al cioccolato ci serviranno 400 g appunto di cioccolata. Io ho deciso di mischiarla e infatti l'ho presa, 200, ne ho prese 200 g con le nocciole, al latte con le nocciole e 200 g fondente. Voi potete decidere di usare la cioccolata che più preferite. Poi serviranno 100 g di burro, 100 g di zucchero e 4 uova medie. Passiamo al procedimento. Come primo passaggio dovete spezzettare la vostra cioccolata a quadretti e spezzettare anche a quadretti il vostro burro. Dopo aver spezzettato il burro, lo aggiungete alla cioccolata e ora lo metterò in microonde per un minutino circa a far sciogliere il tutto. Mi raccomando una cosa però, di non lasciarlo così abbandonato e poi aprire quando il microonde ha finito il suo giro, perché se no va a finire che magari la cioccolata vi si può, diciamo, bruciacchiare. Quindi dategli un'occhiata e se vedete che comincia a sciogliersi, dategli una girata ogni quando non è tutto sciolto. Ok, ho appena finito di sciogliere il tutto. Ora aggiungo lo zucchero e mescolo per bene. Ok, ora che si è mescolato tutto per bene, prendo le uova e separo i tuorli dall'albume. I tuorli li metterò qui e l'albume li monteremo a neve più tardi. Mi stavo scordando di una cosa fondamentale. Mi raccomando, dovete accendere il forno a 180 gradi e dovete preriscaldarlo prima di, appunto, infornare la torta. Ora è arrivato il momento di sbattere gli albumi. Ok, ho appena finito di montare gli albumi a neve fermissima. Fate la prova, se non scendono sono pronti. Se scendono, niente, dovete ricominciare da capo e non è una bella cosa. Vabbè. Ora, piano piano, lo aggiungerò al composto. Mi raccomando, mentre mescolate, non mescolate così circolare, fatelo dall'alto verso il basso, altrimenti poi, se no, smonterete gli albumi. Ok, ho appena finito di incorporare gli albumi nel composto, è pronto. Ora vi basterà prendere una tortiera, ricoprirla di carta da forno e aggiungere il composto. Basta aggiungere il composto nella tortiera. Ok, la torta è in forno, sta cuocendo. Mentre cuoce ci tengo a dire due cose. La prima è che vi dico subito che la torta non risulterà molto alta, sarà abbastanza bassa.
E la seconda è che praticamente questa torta qui dentro non deve essere secca, tipo spugnosa, dentro risulterà leggermente cremosa. Quindi quando farete la prova con lo stuzzicadenti, vi dico subito che quando lo infilerete non deve essere secco, un po' ci deve essere comunque la cremina. Logico, se è pieno di crema non va bene, deve cuocere ancora un po'. Però dentro, quando appunto farete la prova, quando alzate lo stuzzicadenti, deve essere appena appena cremoso. La torta innanzitutto deve cuocere dai 20-30 minuti, dipende dal vostro forno. E niente, spero di essere stata chiara, spero che questa ricetta vi piaccia e ci vediamo la prossima volta. Thank you.